Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Vapor e siamo di nuovo sulla guida di Pokémon Unite. Tanto attesa quella di Zeraora. L'hanno regalato a tutti, quindi sicuramente tutti abbiamo una copia di Zeraora, almeno per il momento. Poi vedremo entro il 31 agosto se giocate una partita. Lo avete gratis, quindi fatelo se non l'avete ancora fatto. E andiamo a parlare di lui. È un assassin che va in giungla, un velocista, quindi. Ma prima di tutto, un bel like. Lasciate un bel like, arriviamo a 200 like per questa video, mi raccomando. Commentate come al solito con il prossimo Pokémon che volete vedere. Iscrivetevi al canale e passate anche in live, perché sono in live tutte le mattine dalle 9:30-10. Mi raccomando, su Twitch, link in descrizione. Iniziamo subito ad analizzare la passiva prima di tutto, ma le spell in generale. Poi andremo a vedere le build consigliate da me e poi vediamo un paio di combo di Zeraora nella modalità di addestramento. Iniziamo subito quindi con la passiva. La passiva è Volt Absorb. Ci dice che guadagniamo una carica elettrica quando riceviamo danni. Questa carica elettrica la convertiamo, almeno una porzione, meno una porzione del danno che riceviamo la convertiamo in attacco. Quindi quando ci attaccano noi convertiamo quel danno che ci fanno in attacco bonus che riceviamo. Molto interessante, una passiva che magari tanti di voi non sapevano. Ricordare questa cosa è importante, perché facciamo più danni se ci attaccano in base al danno che prendiamo. Come lui, come tutti gli altri Pokémon, ha un terzo attacco potenziato, quindi la solita cosa. Ma non solo, lui paralizza anche il nemico e in più il terzo attacco ripristina anche gli HP di Zeraora. Ora, un po' di HP di Zeraora. Chi lo ha già usato ovviamente se ne è magari accorto che al terzo attacco non solo fa danno aggiuntivo, paralizza, ma ripristina anche gli HP. Quindi veramente molto molto forte come terzo attacco. Vedremo nelle combo come sfruttarlo al meglio. Andiamo con la prima abilità, la Agility, che è semplicemente uno scatto, ragazzi, che aumenta l'attack speed, quindi la velocità d'attacco, per un piccolo lasso di tempo. Questo stacco non fa danno. La particolarità, non fa danno, infatti possiamo farlo semplicemente per avvicinarci a un target oppure per scappare e semplicemente avremo velocità d'attacco bonus, ma anche se ci passeremo attraverso non farà del danno. Dal livello 6 in poi possiamo upgradare questa abilità o in Volswitch o in Spark. Allora, vediamo prima cosa fanno. Sono entrambe dei dash. Volswitch fa uno scatto ad alta velocità che fa danno ai nemici che attraversa e aumenta la velocità d'attacco per un piccolo lasso di tempo. E fin qui è molto simile ad Agility, però questa volta fa danno e anche come Agility aumenta la velocità d'attacco. Usare questa mossa nuovamente, quindi ricliccarla, ci permette di tornare alla posizione iniziale. Infatti ci vediamo qua, se vediamo l'immaginina, c'è un piccolo cerchio insomma. E una volta che noi utilizziamo Volswitch, prima che scada il tempo, lo riclicchiamo e torniamo nel cerchio in pratica. Dal livello 12 aumentano il danno e la velocità d'attacco, la durata del buff al danno alla velocità d'attacco. E quindi semplicemente, anche se scusate, ho sbagliato. È il danno aumentato della mossa e in più aumenta anche la velocità d'attacco. Ok, l'avevo letto male. Andiamo a vedere Spark invece. Spark è una mossa un po' particolare, può saltare 3 volte di fila. Ora ve la spiego meglio. Praticamente fa un piccolo saltino in una direzione e la mossa entra in un cooldown. Infatti come lo vedete, se non cliccate a spam, lo vedete che fa un piccolo cerchio intorno alla mossa, e che significa che la potete ricliccare di nuovo. Ma c'è una particolarità che magari tanti di voi non sapranno di questa mossa. Infatti se noi facciamo un attacco base prima di aver raggiunto il target con l'animazione di Spark, farà in pratica un calcio volante, come lo vediamo qui, eccolo qua, verso il target che abbiamo selezionato. Ovviamente fa danno, quindi si prenderà il danno di Spark più il danno del calcio volante, e lo possiamo fare per tutte e 3 le volte. Quindi ogni volta che facciamo il saltino possiamo fare l'attacco
del calcio volante, insomma, al nostro avversario. Dal livello 12 non solo fa tutto questo, ma ogni volta che facciamo questo calcio volante ripristinerà HP. Infatti, come è scritto qua, restore HP if performing quello lì, il calcio volante. Se facciamo il calcio volante, ripristiniamo HP. Molto, molto forte, infatti. Ora, sono entrambe valide come set, insomma, come mosse. Io vi consiglierei Spark come, diciamo, da provare. Non è facile da utilizzare, per carità. Spark è la versione più complicata, però che secondo me fa un pochino più danni ed è un pochino più incisiva. Volswitch è quella cosa un po' più safe, se vogliamo. Infatti possiamo entrare in qualsiasi momento, entriamo nel fight, facciamo la nostra ulti, facciamo le nostre cose, i nostri danni, e poi in pochi secondi torniamo indietro e siamo praticamente salvi. Spark invece è un po' più offensiva, facciamo un po' più di danni. Vediamo poi come abbinarle con le prossime mosse. La prima, la seconda mossa, anzi, che prendiamo inizialmente è Slash. Semplicemente, se abbiamo bisogno di un target per farla, attacca il target con tre, diciamo, artigliate, e l'ultimo attacco fa balzare il nemico, quindi lo butta in aria. Molto semplice, niente di troppo complicato, anzi, mossa comunque forte. Io vi consiglierei anche di iniziare con questa. Vediamo anche come iniziare la giungla poi, proprio con questa mossa, se vogliamo, insomma, velocizzare al massimo il nostro giro. Dopo vi faccio vedere nelle combo. Questa mossa dal livello 8 diventa o Discharge oppure Wild Charge. Vediamo Discharge cosa fa, che secondo me è una delle mosse più forti di Zero Ora. Infatti vedremo che la consigliata di Vapor è questa per la build ideale. Poi Wild Charge è forte anche, ma secondo me Discharge è un pochino superiore, anche perché per il danno che fa. Ma vediamo, fa semplicemente un'area intorno a noi che fa danno, letteralmente, ragazzi, fa danno. Ma non solo questo, dà anche uno scudo quando colpisce, come scritto qua. Fa una scarica elettrica facendo danno ai nemici e garantendo uno scudo all'utilizzatore quando colpisce. E se questa, magari questa parte non la sapevate, se questa mossa colpisce un nemico che è paralizzato, quindi paralizzato anche dal terzo attacco di cui abbiamo parlato prima, questo, al termine di questa mossa, tirerà quel nemico verso Zero Ora. E non solo lo tira, ma gli fa anche danno e lo lascia stunnato per un tot di tempo. Quindi, ragazzi, questa parte qui è veramente devastante. Noi, se saltiamo addosso a una persona, riusciamo a paralizzarla. Una volta che Discharge finirà, verrà risucchiato verso Zero Ora e in più gli verrà fatto del danno aggiuntivo. Veramente devastante. Non solo questo danno nel tempo è molto molto forte, infatti occhio a stare vicino a Zero Ora quando ha la Discharge attiva, perché veramente vi frigge. Ma non solo, se riesce a paralizzarti ti fa anche danno bonus quando la mossa finisce. Devastante. A livello 14 diminuisce inoltre la movement speed dei nemici che colpisce, quindi volevi scappare? Non puoi, perché sei rallentato. Devastante. Andiamo a vedere Wild Charge invece, sempre a livello 8, che carica in una direzione designata. Se questa mossa colpisce un nemico, fa una combo di attacchi e Zero Ora diventa intargettabile per un breve lasso di tempo. E c'è una particolarità anche qui: se l'utilizzatore colpisce un nemico con Volswitch, Spark, quindi quelle due di prima, no? Volswitch e Spark, oppure con un terzo attacco, quindi il terzo attacco, quello potenziato, prima di usare questa mossa, il numero degli attacchi della combo verrà incrementato. Se normalmente, se la facciamo su un target, questa Wild Charge fa magari zoom, 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 fa tre colpi. Se noi invece abbiamo fatto o Spark o Volswitch o un terzo attacco potenziato su un nemico, farà più attacchi semplicemente, però non ci dice quanti. Non lo so, andremo a vedere poi. Io ho fatto dei test e penso sia casuale. Vada da 4 a 6 attacchi o qualcosa del genere, perché a volte me ne faceva 4, a volte 5, a volte 6. Non ho capito bene quando ne fa 4 e quando ne fa 6. Quindi penso sia casuale come cosa. Poi
Magari potrei sbagliarmi. Scrivetemelo nei commenti se avete capito come incrementare sempre al massimo numero possibile la combo, insomma, di Wild Charge. Allora, livello 14 fa anche danno ai nemici vicini quando colpisce. Quindi non è più a single target, ma quando Zero Ora fa quell'animazione colpisce tutti in quella zona. Molto molto interessante come cosa. Però vi devo dire che fare un danno ad area intorno a Zero Ora con un assassino e essendo magari anche in giungla, quindi essendo qualche livello sopra gli avversari, ragazzi, è veramente devastante. Quindi discharge. E poi è molto più facile, secondo me, applicare il danno di discharge. Basta che stiamo vicini al nostro avversario e lui deve pensare lui a scappare. Quindi secondo me molto più forte discharge rispetto a Wild Charge. Però anche Wild Charge c'ha il suo perché. Molto interessante con la combinazione con Vosuch e Spark, ma preferisco Discharge. Andiamo a parlare invece della Ultimate, che anche qui ha delle particolarità. Secondo me una delle ulti più forti, delle Unite più forti del gioco. Perché? Per vari motivi. Uno, è a target. Quindi noi selezioniamo il bersaglio e sto cavolo di tuono blu insegue il bersaglio che abbiamo selezionato finché non lo colpisce. Inoltre, quando lo colpisce, cosa fa? Fa danno innanzitutto ad area. Quindi noi lanciamo questo tuono che è a target, quindi colpisce un target solo, ma quando esplode fa danno ad area. E in più stunna tutti in quell'area e crea una zona di plasma che noi possiamo entrare in questa zona di plasma e incrementerà il nostro attack range, quindi attaccheremo da più lontano, e anche il danno fatto quando siamo dentro quella zona. Non so se ci avete mai fatto caso, ma quando esplode appunto la ulti di Zero Ora rimane tipo un cerchio blu di elettricità blu, di fiamme, elettricità blu. E se noi entriamo in questo cerchio e fightiamo dentro questo cerchio avremo danno aumentato, anche attack range aumentato, veramente devastante. Non solo fa un sacco di danni ad area, stunna tutti ad area, ma ci dà anche questo effetto. Quindi veramente una delle ulti più forti del gioco secondo me. Poi magari vedremo in futuro se aggiungeranno delle altre. E fatemi sapere anche qual è secondo voi la ulti più forte del gioco, scrivetemelo nei commenti. Ma andiamo a vedere le build. Eccoci qua, la build consigliata quindi è con Spark, vi ho detto, e Discharge, che secondo me sono le due mosse migliori. Volswitch, in questo caso ve la consiglio solo quando magari siete alle prime armi, però alle prime armi, ragazzi, nei giochi MOBA proprio, cioè se siete alle prime armi nei giochi MOBA, allora prendete Volswitch, che è un pochino più semplice perché la meccanica di Spark è un po' complicata. Però se volete essere dei pro, volete giocarlo veramente col massimo dei danni possibili, secondo me Spark e Discharge per distruggere gli avversari, con una Flotson che abbiamo visto anche su un matchup che ci aumenta attacco, velocità, aumenta la velocità anche fuori dal combattimento, quindi ci facciamo la giungla molto rapidamente, andiamo a gankare e quindi andiamo nelle lane. Gankare significa andare nelle lane e ammazzare gli avversari prima che insomma ammazzino i nostri alleati. Prendiamo un attack weight, un manubrio, che quando facciamo gol ci aumenta l'attacco di 12 fino a un massimo di 6 stack, e la muscle band ci aumenta l'attacco e la velocità d'attacco, molto importante per proccare più volte possibili questo terzo attacco che vi ho detto fa dei disastri. Qua come battle item io metterei un attacco X, però insomma se andiamo in giungla e vogliamo molto controllo della giungla possiamo mettere anche una Fluffy Tail che fa fare più danno ai Pokémon selvatici, quindi ci possiamo fare sia la giungla, sia Dreadnought, sia Rotom, sia Zapdos abbastanza più facilmente. Altre alternative chiaramente sono il Flash, ragazzi, il Flash, il Eject Button, quindi sta bene un po' su tutti i Pokémon, lo troverete spesso. Quindi secondo me questi sono gli oggetti un po' più come battle item, un po' più indicati a lui, o l'attacco X, o il Flash, o la Fluffy Tail. Come sinergie ho pensato alla nuovissima Gardevoir, al buon Crustle, semplicemente perché Gardevoir, se non avete ancora visto la ulti, crea una zona, uno spazio nero tipo che risucchia tutti al centro come se fosse un buco nero,
E immaginate una ulti di Gardevoir con una ulti di Zero Ora dentro e magari uno Zero Ora che c'entra con Discharge. Secondo me potrebbero uccidere tranquillamente 10 Snorlax o qualcosa del genere. Oddio, Snorlax non lo so, però insomma distruggono tutto, ragazzi. Stesso concetto è per Crustle, perché sia che lui vada con la versione che mette il muro, sia con la versione che fa X Scissor, quindi le tre sfalcate in avanti, può fare controlli per gli avversari, quindi sia con X Scissor sia col muro. Certo, il muro è leggermente meglio, però quello che è l'idea è che Zeraora ha bisogno di racchiudere tutti dentro la sua discharge. E quindi chi meglio di Crustle che ti crea un muro a forma di U dove i nemici sono bloccati? È perfetto praticamente. E Gardevoir per lo stesso motivo, racchiude tutti lì dentro, ci entrano a Zeraora, fa un disastro. Ma andiamo a vedere un po' di combo di questa Zeraora, ci vediamo in game. Ragazzi, quindi come vi dicevo, per iniziare subito la giungla, noi appena partiamo dalla base possiamo prendere anche Slash. E per, senza fare il giro, non serve fare il giro ragazzi, basta andiamo qui, andiamo vicini e vedete che possiamo già targettare dal di là del muro il buon Lillipup. Quindi da qui saltiamo e ce lo facciamo in maniera molto molto veloce. Sarà una cosa molto comoda per i vostri giri di giungla, per velocizzarlo ancora di più. Una volta presa Spark e Discharge, abbiamo detto, intanto vi faccio vedere la combo con Spark. Quindi se noi mentre facciamo il saltello, vi faccio vedere lo Spark semplicemente spammato, questo è quello che magari fate attualmente, non lo so. E invece se noi facciamo un autoattacco mentre c'è l'animazione del saltello, guardate un po' che succede. Vedete che ha fatto un calcio volante tipo? E lo possiamo rifare per tutte le volte. È una figata perché i danni aumentano tantissimo se sfruttiamo questa cosa. E la combo per massimizzare il danno con Spark è metterci anche l'autoattacco potenziato. Infatti se noi facciamo Spark e facciamo l'autoattacco in volo, insomma, ci dà già una stack di autoattacchi per fare poi l'autoattacco potenziato. Quindi ne deriva che possiamo fare una combo del genere, ovvero Spark, autoattacco, autoattacco, autoattacco potenziato, di nuovo Spark, autoattacco potenziato, di nuovo Spark, autoattacco potenziato. Quindi qui abbiamo massimizzato il nostro ottenere stack, se abbiamo la possibilità, abbiamo tutto questo tempo, insomma, perché comunque è una combo lenta che però fa un sacco di danni. Se siamo in un fight, magari abbiamo stunato tutti, possiamo tranquillamente fare questa combo. Altrimenti possiamo andare per una combo più veloce, ovvero di fare a cooldown il saltino appena ce l'abbiamo e ogni volta fare il calcio volante, perché comunque fa danno aggiuntivo ed è importante farlo. Se volessimo inserire anche Discharge nella combo e anche stunnare quindi i nostri avversari, perché come abbiamo detto, guardate qua, se noi facciamo il terzo attacco che paralizza, guardate un po', vedete che viene risucchiato verso Zeraora e stunnato il nostro avversario. Quindi la combo in realtà basterà aggiungere Discharge nella combo con Spark, sarà una cosa del genere. E noi potremo tranquillamente, vedete che il nostro avversario viene anche stunnato nel mentre. Per quanto riguarda invece la combo con la ulti, con la Unite, in realtà non cambia moltissimo, perché dobbiamo semplicemente attivare prima la nostra ulti così che raggiunga il target, stunni tutti ad area e noi rimaniamo appunto nella zona blu dove fa quell'aura. Infatti se vediamo la ulti crea questo cerchio, se noi stiamo in questo cerchio di elettricità blu possiamo avere danno aggiuntivo e tutte le cose che abbiamo visto prima. Quindi la combo sarà una cosa del genere. Facciamo prima la ulti e poi la nostra combo di prima con Discharge e Spark. Così, col terzo d'attacco, ecco qua, e terzo d'attacco. Vedete che siamo rimasti sempre nella zona blu, quindi i nostri danni erano aumentati. Abbiamo resettato sempre con il terzo d'attacco, l'abbiamo fatto sempre. Discharge ha fatto anche lo stun, quindi questo è il massimo danno che uno può inserire con zero ora con questa combo di mosse. L'altra appunto, Volswitch, non ha interazioni particolari se non quella di poter tornare indietro. Quindi una volta che la utilizziamo, poi Wild Charge può avere del danno bonus. Ora ve lo faccio vedere. Quindi semplicemente per il funzionamento di Volswitch noi la utilizziamo, andiamo dove vogliamo e prima che scada il tempo possiamo tornare nella posizione iniziale. Quindi molto molto semplice. Per quanto riguarda invece Wild Charge, possiamo
targettare in realtà qualsiasi zona, non serve per forza un bersaglio per farla. Infatti se la faremo in questa direzione semplicemente non succede assolutamente niente, fa uno scatto. Ma se la facciamo su un bersaglio, adesso vediamo il cooldown, se la facciamo un bersaglio partirà una serie di attacchi, come vedete, 3, che verranno potenziati, quindi aumenterà il numero di questi attacchi se il bersaglio avrà preso una Volswitch. Ora vediamo, preso Volswitch, ecco qua, sono 4 attacchi. Ora proviamo più volte a farlo, vediamo che non saranno sempre 4 attacchi, ma sono di più delle volte. Eccolo qua, questa volta ha colpito ben 6 volte. Ora riproviamo. Stavolta 4. Di nuovo 4. Ah, una cosa che mi sono dimenticato di dire nella sezione di prima della spiegazione delle abilità, effettivamente me lo sono ricordato adesso perché ho perso vita, che Wild Charge farà anche una porzione di danno a noi, quindi ci faremo del danno da soli. Infatti, come vedete, stiamo perdendo vita ogni volta che la facciamo. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, io spero che questa guida vi sia piaciuta. Fatemi sapere qual è il prossimo Pokémon che volete vedere, come se non l'avete ancora fatto lasciate un bel like, lasciate tutte cose, commenti, è tutto quanto. Noi che facciamo? Noi ci vediamo in Master Boys e nel prossimo video. Ciao ciao.